Riprendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dall'arrivo al Passo Gavia con i suoi 2652 metri e quindi un dislivello di 1427 metri rispetto ai 1225 di Bormio, una pendenza media del 6,6% e delle punte massime del 13% e del 14%. Qui le foto ricordo alla bici e al sottoscritto davanti al cartello che testimonia l'arrivo in cima al Passo Gavia. E siamo sulle Alpi italiane e più esattamente a Bormio, il terzo giorno a Bormio, la giornata dedicata al Passo Gavia. Iniziamo la discesa dal Passo Gavia dopo esserci ben coperti con un giubbino a maniche lunghe e i guanti lunghi. Una prima fermata per godere dei panorami del laghetto e delle montagne che lo circondano. Immancabile selfie panoramica del posto in cui ci siamo fermati. Con un vento forte e gelato che ci sta raffreddando. GoPro arresta video. Qualche foto, iniziamo con un selfie per poi passare a un paio di foto dei panorami, la prima con la bici, foto scattate con la GoPro Hero 6 ed ecco un altro panorama. E visto che di panorami si parla, una bella panoramica questa volta scattata con il cellulare, l'iPhone 7 Plus. Si riparte! Che spettacolo! Vento gelido, però la temperatura è meglio rispetto a quanto previsto, eh? Altra fermata per godere dei panorami di questo splendido laghetto di montagna. Una selfie panoramica con il laghetto come sfondo. Ragazzi, che spettacolo! Anche in questo caso un paio di foto ricordo. Iniziamo con due selfie
col laghetto splendido come sfondo, altri ciclisti che ammirano il luogo, un paio di panorami fatti con la GoPro Hero 6. E come prima una bella foto panoramica fatta con il cellulare. Dopo le foto ritorniamo ai video. Guarda che trasparenza spettacolare. Panorami davvero unici. E dopo questi splendidi panorami riprendiamo la discesa dal Gavia. Freschino, eh? Meno male che io ho il giubbino e il guanto lungo per la discesa. Thank you.
breve pausa per sistemare meglio le cose e ripararmi con maggiore efficacia dal freddo e ripartiamo. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video della discesa dal Gavia continuano. Ciao, alla prossima!